Lavoro già dentro l'azienda sanitaria, ho un contratto a tempo determinato, quindi spero di poterlo trasformare a tempo indeterminato. È ancora caccia al posto fisso, migliaia infatti i candidati che sono arrivati in città per il maxi concorso ASL. Da Crotone, Calabria. Perché è arrivata sino a Arezzo? Perché c'era questa possibilità, ho studiato a Firenze, mi piacerebbe tornare a Firenze, allora provo questa possibilità. Un vero e proprio tour de force all'Arezzo Fiere Congressi che sta ospitando i concorsi banditi da Essar, circa 12.000 i candidati per 400 posti. Provengono da tutta Italia, isole comprese, è un importante indotto per la città, anche perché il 75% dei candidati proviene da fuori provincia, hotel e Airbnb. Sold out. Si è iniziato martedì con gli oltre 2.000 candidati ammessi alle prove del concorso per collaboratore e amministrativo professionale, mentre oggi è stato il turno dei 2.600 che avevano superato la preselezione dello scorso luglio per i posti di lavoro come assistente e amministrativo, sempre nel settore sanitario. Ci sono in questo concorso in particolare molte persone che già lavorano nelle aziende in altre qualifiche e anche molti che lavorano nelle aziende a tempo determinato, quindi anche un'importante occasione per stabilizzare delle persone, più una bella fetta su cui contiamo di giovani. In palio in tutto 410 posti per gli amministrativi. Rappresenterebbe più, diciamo, una sicurezza magari e poi una soddisfazione anche personale, anche possibilità poi di crescita, di carriera. Toccherà infine agli aspiranti infermieri, 7.842 quelli che arriveranno in città. Questa darà una graduatoria di alcune migliaia di professionisti da cui tutte le aziende sanitarie toscane attingeranno nei prossimi 3 anni.